vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando. Ciao a tutti dai Diario della Salute, siamo qui con Tea Taramino. Presentati. Allora, io sono un'ex educatrice del Comune di Torino, sono in pensione da marzo, ho sempre lavorato comunque con le attività artistiche e adesso curo il PARI, che è il Polo delle Arti Relazionali e Regolari per l'Opera Barolo, che però è un progetto anche in collaborazione con la città di Torino, col Servizio Disabili. Con questo progetto cerchiamo di promuovere, valorizzare sia gli autori con disabilità ma anche con disagio psichico, autori irregolari, persone che magari non hanno l'autonomia per riuscire a presentare il loro lavoro, e però valorizziamo anche quello che l'attività artistica, la potenzialità che ha nel creare connessione fra le persone, nel creare circolazione di idee, nel creare momenti di cittadinanza attiva attraverso le mostre e le attività di laboratorio che facciamo in collaborazione anche sempre con il Comune e con le associazioni e le altre cooperative. Stasera al Diario della Salute si parla di arte. Tu che contributo dai a questa serata? Ma io spero di portare un contributo di riflessione, porto anche quello che è stata la storia del lavoro che ho fatto qui per la città di Torino in 40 anni con i colleghi del Comune. Infatti alcune opere che si vedono sono frutto delle esperienze che si sono svolte nel mio laboratorio e in altri laboratori della città con i ragazzi che frequentavano queste attività, ma anche con i dipartimenti di educazione museali, sia italiani sia esteri. Per esempio quelle sculture che vedete è un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione col Kunstmuseum Bonn di Bonn, quindi noi abbiamo sempre cercato di dialogare, portare fuori dai centri, dagli atelier i nostri autori e fare entrare gli artisti e l'arte, sempre creare una circolazione di senso e di idee. A proposito di salute, visto che siamo andati di salute, tu cosa fai per la tua salute? Mi sono messa a dieta. Noi ringraziamo Tea, ciao a tutti. Grazie a voi, siete molto simpatici. Comunicando, comunicando.